Allora, com'è andato il viaggio? Come state? Tutto bene. Ok? Tutto ok. Dunque, io sono qui da 6 ore. Sono stato in palestra, ho mangiato 2 uova in camicia e ho giocato a blackjack con Harry Dean Stanton. Grazie dell'aggiornamento. Jared, voglio dei faccia a faccia. Ricorda che siamo qui per prendere informazioni. Vogliamo raccogliere informazioni, non pubblicizzare la nostra posizione corta. Chiaro? Non vogliamo spaventare nessuno. Ce la fai? So che hai la lingua bella sciolta. Ci riesci? Ok. A tenerla a freno per qualche giorno? Ok. Non preoccuparti, faremo i bravi. Signore e signori, il business va alla grande. I profitti sono molto alti e i mutui continuano a rappresentare le fondamenta su cui è costruita la nostra economia. Sì, abbiamo riportato delle perdite l'anno scorso nel reparto subprime, ma il tasso di perdita resterà contenuto entro il 5%. Ora, nel nostro settore residenziale, Mark, i pacchetti a tasso variabile che abbiamo lanciato sono stati letteralmente divorati. Mi scusi, ho una domanda. Lo spazio per le domande sarà dopo l'intervento. Ma sa una cosa? Lei mi sembra ansioso. La ringrazio, quindi prego. Come sta? Bene, grazie. Signore, lei direbbe che è più una possibilità o una probabilità che le perdite sui subprime si fermeranno intorno al 5%? Grazie. Beh, io direi che si tratta di una probabilità molto alta, per la verità. Bene, adesso tornando al settore residenziale, quando abbiamo lanciato il pacchetto dei tassi variabili... Mi scusi? Sì, signore. Zero! Zero! C'è lo 0% di probabilità che le perdite sui suoi subprime si fermeranno intorno al 5%. Zero! Mi scusi? Devo rispondere, scusi. Il signore deve essere di Bank of America. Sì. No, non stavo facendo un cavolo in questo momento. E come stavo dicendo, nel settore residenziale, ragazzi, i consumatori hanno reagito ai nostri pacchetti a tasso variabile. Mark Baum l'ha fatto davvero. Sì, quando eravamo a Las Vegas. Ha detto così e ha risposto al telefono. Capite con chi avevo a che fare?